Questa è la specie che nell'immaginario collettivo regna incontrastata nella savana. Grazie alla sua stazza vigorosa, questo animale predomina. E all'occorrenza riesce a terrorizzare gran parte dei mammiferi nelle vicinanze. Tuttavia, il re della savana è più fragile di quanto si pensi, perché ad uno sguardo più attento il regno animale cela innumerevoli sorprese. E i veri signori non sono sempre come pensiamo. La savana non è composta da un solo regno. Ogni ambiente è costituito da diversi regni, anche a seconda delle dimensioni. Ogni regno che si rispetti dispone di un sovrano, di principi e di una serie di piccoli baroni che vive sotto il suo dominio. Seppur sia solo un piccolo appezzamento di terra. Ad esempio, questo è il signore delle ninfee che affiora dalle acque. Un titolo che nessuno gli può contestare. La giacana dai barbigli riesce a camminare sulla vegetazione acquatica grazie alla sua particolare conformazione fisica. È dotata delle dita più ipertrofiche della savana. Il peso di questo uccello è talmente ben distribuito da provocare solo un leggero affondamento delle ninfee. Grazie alla sua capacità di camminare sulle acque, non riscontra alcuna difficoltà nel procurarsi il cibo. E può catturare insetti e invertebrati in luoghi inaccessibili ad altre specie. Per il titolo ancor più onorifico di signore del fiume, concorrono un gran numero di specie. Tra gli uccelli acquatici molto abili nella tecnica sono l'entità del pescato e le dimensioni dell'uccello a fare la differenza. Ma a disputarsi la predominanza vi sono due giganti. Da un lato un trampoliere, l'airone Golia, l'airone più grande del mondo. Alto 1,50 m e con un'apertura alare che raggiunge i 2 metri. Dall'altro lato un rapace, l'aquila pescatrice, che con il suo stile inconfondibile si è imposta come la signora dei cieli. È una pescatrice esperta, ma stavolta ha mancato la preda.
Malgrado le modeste dimensioni, il martin pescatore bianco e nero si è dimostrato più abile. L'uccello si precipita sulla preda già ridotta a brandelli. Il martin pescatore non può esimersi da tale pratica. L'uccello smembra il più possibile la spina dorsale del pesce, in modo da ingerirlo con più facilità. Gli uccelli che nuotano per procacciarsi il cibo nelle acque sono dotati di un piumaggio perfettamente impermeabile. Si è a lungo pensato che quello della ninga non lo fosse. Solo perché dopo essersi bagnato deve far asciugare le piume, il che talvolta gli conferisce un aspetto alquanto trasandato. Ma in realtà è solo lo strato esterno del piumaggio ad impregnarsi di acqua per agevolare l'immersione. La ninga è una sorta di cormorano, ma presenta una particolarità. Il becco affilato di cui si serve per infilzare i pesci alla fine della caccia sottomarina. La ninga africana è da considerarsi dunque il rivale diretto del coccodrillo, altrettanto amante dei pesci. A vederlo risulta piuttosto difficile immaginare che questo impacciato esemplare possa gettarsi in acqua. Al contrario, a breve questa ninga darà prova di saper penetrare negli abissi più profondi con meno di 3 immersioni. Questo pennuto caccia a circa 3 metri di profondità, il che gli permette di ingannare le prede che non vengono catturate dagli altri uccelli, che invece pescano in superficie. Il pesce messo in mostra fa invidia al suo rivale, ben più prestigioso di lui. La ninga torna sul trespolo con un'aria meno altera. Sembra che la preda le sia d'intralcio. Sebbene il pesce sia trafitto dal becco, potrebbe farselo sfuggire da un momento all'altro. Per quanto difficile da immaginare, l'uccello dà sfoggio di inaspettata destrezza nel divorare la sua preda. Sta per lanciare in aria il pesce, facendo in modo che con estrema precisione gli cada direttamente nel becco. Così da ingurgitarlo in un sol colpo. Sebbene non ispiri molta fiducia, questo uccello si dimostra tanto temibile quanto elegante in volo. È uno dei signori più indiscussi delle acque. Ma è questa la dimora del re. L'ippopotamo e il coccodrillo dominano in totale autonomia su tutti gli specchi d'acqua e sugli argini. Il coccodrillo adulto non ha predatori e ostenta una grande sicurezza tipica dei più grandi sovrani.
Coccodrilli ed ippopotami si incontrano spesso nello stesso luogo dove coabitano in armonia. Non esiste alcuna concorrenza tra i due, perché non seguono lo stesso regime alimentare. L'ippopotamo è un erbivoro a tutti gli effetti, contrariamente al coccodrillo, che si nutre di carne e pesce. Eppure, un esemplare adulto di coccodrillo mangia solamente 50 volte all'anno, incarnando così la figura del re fannullone. Mentre tutti gli altri si procacciano quotidianamente il cibo, il coccodrillo trascorre le sue giornate a godersi il sole. Dal canto loro, gli ippopotami non sembrano essere più attivi. E queste immagini lo dimostrano. L'ippopotamo, che ha lo stesso antenato del maiale, si è trasformato grazie al sole dell'Africa in un enorme mammifero, emblema di paradossi. Il più evidente è il loro sovente modo di stare gli uni accanto agli altri, quasi a formare uno scudo per difendersi, malgrado non vengano attaccati da nessun predatore. E ricalcano lo stesso comportamento nelle acque, dove quotidianamente si immergono. Questa tendenza gregaria è ancor più sorprendente se si pensa che il contatto tra i singoli individui può anche farli innervosire. Tuttavia, i capricci svaniscono in poco tempo, senza una ragione apparente. Questi giovani esemplari di ippopotamo mostrano un altro comportamento paradossale. Pur accostandosi ai coccodrilli senza timore, talvolta si impauriscono per un non nulla. Basta il battito di ali improvviso di un uccello a farli precipitare in acqua, che a quanto pare è il loro rifugio. Al calar del sole, al riparo da occhi indiscreti, l'ippopotamo dimostra di non aver paura di nessuno e dà prova del suo coraggio. Contro ogni aspettativa si allontana da solo alla ricerca di cibo sugli argini. È un animale bizzarro, dal comportamento imprevedibile. La doppia personalità potrebbe essere dovuta al particolare tipo di pelle, quasi glabra, fina e sprovvista di ghiandole sudoripare. Che gli impedisce esposizioni al sole prolungate per il rischio di disidratarsi. Pertanto attende l'imbrunire per andare a brucare per circa 4 o 5 ore l'erba necessaria a soddisfare la sua enorme mole. Thank you.
È difficile spiegare il motivo per cui non voglia la presenza di nessun suo simile in questa fase. Diversamente dall'ippopotamo, la giraffa non è un animale solitario per scelta. Dalle tracce del cordone ombelicale si evince che questo esemplare ha poche settimane di vita. A lungo si è pensato che le giraffe fossero indifferenti alla progenia, dato l'abbandono prematuro dei loro piccoli. Vero è però che gli adulti si allontanano spesso per procacciarsi il cibo e, dovendo dedicare circa 10 ore al giorno a questa attività, tendono a trascurare i loro piccoli. Contrariamente a quanto si pensi, le giraffe non sono delle pessime madri. Infatti, non appena possono, tornano dai loro piccoli. Spesso le giraffe restano vicine ai loro piccoli per circa 18 mesi, un periodo più lungo rispetto a gran parte degli altri animali. Ma a differenza del piccolo di zebra, la giraffa non approfitta in eterno della protezione ravvicinata della madre, cosa che paga a caro prezzo. Se nascono o vivono sullo stesso territorio dei leoni o delle iene, meno della metà dei piccoli riesce a sopravvivere al primo mese. Considerata la sua altezza rispetto alle altre specie della savana, la giraffa si sarebbe potuta affermare ai vertici della gerarchia se non fosse stato per le sue fragilità. Non solo i suoi piccoli sono vulnerabili, ma sono necessari 14 mesi per metterli alla luce. E inoltre il lungo collo che caratterizza la sua struttura la mette a rischio ogni qualvolta senta il bisogno di bere. Una sola leonessa ha poche possibilità di vincere contro una giraffa adulta. Eppure in gruppo, una volta battuto questo esemplare di ungulato, hanno in un solo colpo carne a sufficienza da sfamare l'intero branco. Vista la grandezza della preda, tutti possono partecipare al banchetto. Si nutrono in media di circa 5-7 kg di carne al giorno, ma possono arrivare ad ingoiare fino a un quarto del loro peso. Malgrado il carattere macabro, la scena non è poi così ripugnante e, considerato il fitto numero di animali, è fin troppo quieta.
La condivisione è nella natura del leone. È uno dei pilastri della sua organizzazione sociale, che ruota attorno alle femmine quasi tutte accoppiate. Per i maschi la vita è più dura. Una volta sviluppata la propria criniera, il giovane esemplare dovrà battersi per un branco, scontrandosi con i più svariati avversari. Nella migliore delle ipotesi, godrà di appena 3 o 4 anni di splendore, per poi morire alla tenera età di 12 o 13 anni. Il leone adulto non conosce predatori. Può dunque dedicarsi completamente al suo passatempo preferito, l'ozio. Eppure, alcune creature riescono a far vacillare la sua tranquillità, tanto da disarmarlo e annullare la sua potenza. E ridotto alla stregua di un comune erbivoro, agita la coda per allontanare gli insetti. Nella vita quotidiana, i leoni sono continuamente soggetti a delle piccole ferite, di poca importanza, il che non li esime dagli attacchi delle mosche. In particolare da mosche note per le loro punture, le mosche cavalline. Le mosche cavalline si nutrono del sangue dell'animale sul quale si posano, trasmettendogli spesso delle malattie. Il leone ha una bassa resistenza. È un animale delicato che può contrarre infezioni e virus. Il cimurro e il virus dell'immunodeficienza felina fanno strage nei branchi. Il loro stile di vita non è dalla loro parte. Le malattie contagiose si propagano alla velocità della luce all'interno del branco. Di fronte a questi minuscoli nemici, i leoni sono disarmati e si grattano per cercare di scacciare i piccoli insetti ed evitare di essere punti. Purtroppo ci sono parti del proprio corpo che non riescono a raggiungere ed è proprio qui che proliferano i parassiti. La lingua dei leoni è molto ruvida. È ricoperta di papille cornee ricurve che servono a staccare la carne della preda dall'osso, ma che fungono altrettanto bene da pettine. Quando le mosche cavalline li disturbano, i leoni tendono a spostarsi per cercare uno spazio meno infestato. E se costretti, si rifugiano sugli alberi. In realtà sono rari i casi in cui il leone opta per tale rifugio.
Le prime volte che si è riscontrato un simile fenomeno ha destato non poco scetticismo. È vero che il leone è un felino, ma insieme alla tigre e al ghepardo è considerato un'eccezione nella sua specie. Non è uno scalatore. Tuttavia, gli esperti convengono su un aspetto. I giovani esemplari sono più inclini. Infatti, prima del completo sviluppo, riescono ad arrampicarsi sui tronchi degli alberi. Come questi leoncini, che hanno pochi mesi di vita. Resta il fatto che questi animali non posseggono né l'agilità né l'equilibrio propri dei veri arrampicatori. Le leonesse si sono arrampicate per prime. Volevano davvero evitare l'attacco delle mosche? O volevano mettere i piccoli al riparo dalle iene che si aggirano nei paraggi? Ad ogni modo, si tratta di un comportamento contro natura che riflette una certa fragilità, come una fuga dall'habitat quotidiano. Ai piedi dell'albero occupato dai leoni, ecco gli impala. Non esiste gazzella più minacciata. Tuttavia, a differenza dei leoni che continuano a diminuire da 12.000 anni, quest'antilope prospera. La vita è dura per le femmine. Partoriscono un piccolo alla volta. La gravidanza è lunga e appena nato il piccolo è subito minacciato dal predatore. E questa volta si tratta di un rapace. L'aquila marziale, uno dei signori dei cieli, anche se qui lo si vede a terra per via del peso della preda. Non potendola portare con sé, l'aquila deve nascondere la preda per potersene cibare senza suscitare l'invidia di qualcun altro. Ed ecco che arriva un altro grande amante dei piccoli di gazzella, il leopardo. La minaccia è scongiurata e ora la più grande e più temibile delle aquile africane può godersi il suo pasto. Queste piccole gazzelle sono preda non solo di questo rapace, ma della maggior parte dei carnivori, inclusi i babbuini. Si potrebbe dunque pensare che l'impala non possa riuscire a difendersi dai pericoli della savana.
Nonostante le costanti perdite che questa specie subisce, gode invece di ottima salute. Esistono poi specie di gazzelle più grandi e più maestose, come il kudu maggiore. Ed altre più rare e più spettacolari, come questa antilope nera. Ma nessun'altra merita tanto quanto gli impala il titolo di regina delle antilopi. Malgrado alcuni piccoli diventino subito prede, molti altri riescono a svilupparsi. Sono quelli che, appena vista la luce, dimostrano da subito la loro grande vitalità. Da adulti, i maschi si uniscono al gruppo dei celibi con la speranza di avere un giorno il loro harem. Una volta raggiunti i 18 mesi, questo cucciolo diventerà madre a sua volta. E un piccolo alla volta, anno dopo anno, darà il suo contributo per le perdite subite dalla sua specie. La vita degli impala non è affatto monotona ed, essendo ad alto rischio, necessita di perenne adattamento alle circostanze. Non trova difficoltà né per il luogo dove vivere né per cosa mangiare. E quando l'erba manca, l'impala si nutre di foglie, accontentandosi anche di quelle morte. Sono animali che bevono molto, ma se non c'è acqua nelle vicinanze e la vegetazione è ancora rigogliosa, possono anche farne a meno. Quest'antilope può dunque condurre una vita sedentaria. Non è obbligata a spostamenti faticosi o pericolosi. La capacità di adattamento è la salvezza di questa specie, che può essere considerata tra gli esemplari di spicco delle antilopi. L'impala ha un suo omologo tra i carnivori, che peraltro è anche uno dei suoi predatori principali. Il leopardo è uno dei migliori esemplari fra i grandi carnivori. È il felino selvatico più diffuso in tutto il continente africano. Tuttavia, non è semplice avvistarlo per via della sua natura solitaria e discreta. Come gli impala, ha un solo punto debole. Eccolo. I giovani leopardi sono molto vulnerabili. Trascorrono le prime settimane di vita in un luogo scelto con cura dalla madre per proteggerli. Ma se fossero scoperti dai leoni o dalle iene, rischierebbero di essere divorati. Questo burrone è un ottimo rifugio per trovare un nascondiglio e giocare sotto stretta sorveglianza.
piccoli di Leopardo hanno una grande fortuna: l'attenzione e la pazienza della loro madre, che si occupa di loro per quasi un anno, fino a quando non sono in grado di provvedere da soli al loro fabbisogno alimentare. Uno dei punti di forza di questa specie è la varietà che caratterizza la loro alimentazione. Il leopardo trova sempre e dovunque qualcosa di cui nutrirsi, grazie alle sue innumerevoli risorse. È carnivoro, ma assume proteine in qualsiasi forma. Qui si vede un antilope, ma può trattarsi anche di uccelli, serpenti o addirittura insetti. Questo piccolo non è ancora stato svezzato, ma sembra già molto interessato alla carne procacciata dalla madre. Il fratellino ha ancora voglia di giocare e il piccolo leopardo sembra accettare a malincuore un'ultima partita. L'ora della nanna è l'occasione per ritornare al suo obiettivo: assaggiare un po' di quella carne d'impala nonostante la contrarietà della mamma. Il leopardo, con il suo magnifico manto e la sua innata eleganza, entra di diritto tra i grandi signori della savana. La savana ospita anche principi barbari che si spostano in branco, fiutano sangue e urina e seminano il terrore al loro passaggio. Il branco è la salvezza dei licaoni, grandi cani che pesano meno di 30 kg. Il gruppo è compatto, ben organizzato, e tra i membri c'è una fortissima complicità. Qui il branco è composto da una dozzina di esemplari. Ruota attorno ad un maschio e una femmina dominanti. È la coppia destinata alla riproduzione ed ha bisogno della piena collaborazione del branco per cacciare. Sfruttando questa caratteristica di socialità, i cani inseguono la loro preda tutti insieme e la sbranano. La caccia è stata violenta, ma alla fine i licaoni dimostrano il loro rispetto per la coppia dominante al momento della spartizione. Tra i licaoni esiste una gerarchia molto rigida, accettata da tutti. A differenza della maggior parte dei predatori, questi animali sono prettamente carnivori. È
è una sfortuna per la preda. La probabilità di successo nella caccia dei predatori è la più alta nella savana ed è spesso superiore al 70%. Trascorso il tempo necessario per consumare la preda, il branco riprende il suo cammino. Percorre in media una decina di chilometri al giorno nel loro territorio, che può essere di grandezza variabile a seconda dell'abbondanza di prede. I licaoni cacciano zebre adulte o conigli, ma la maggior parte delle loro vittime sono gazzelle di taglia media o i piccoli di specie più grandi, come gli gnu. Tra tutti i canidi africani, i licaoni sono i meno esigenti in quanto ad habitat. Ma c'è una cosa che apprezzano più di tutto: gli stagni. Quando li vedono, non resistono alla tentazione di immergersi. Il cane selvatico è resistente e rapido. È in grado di correre a quasi 50 km orari per svariati chilometri, il che costituisce un vantaggio durante la caccia. Ci sono degli erbivori dall'altra parte dello stagno, ma non è possibile inserirli nel menù. È un gruppo di bufali maschi che pesano più di 20 volte un licaone. Il bufalo africano è il re assoluto dei bovidi, la famiglia che include anche le antilopi. Questo maestoso e potente animale è il re incontrastato di una famiglia diversificata al suo interno. Il cefalofo, di circa 12 kg, vive in solitudine e fa parte della stessa famiglia del bufalo, così come un'altra antilope, il tragelafo striato. Il bufalo è probabilmente l'animale che ha prosperato di più in questo continente. Si è imposto per numero e distribuzione geografica. Si può incontrare sia in alta montagna che a livello del mare. Il bufalo si ciba dell'erba alta che spesso è troppo dura per gli altri ruminanti, il che gli permette di soddisfare molto facilmente i propri bisogni. C'è solo una cosa della quale veramente non può fare a meno: l'acqua. Ne beve circa 30 litri al giorno. A differenza delle femmine che smettono di crescere una volta raggiunta l'età adulta, nei maschi la crescita potrebbe continuare senza limiti. Ed è proprio in virtù della loro mole che stabiliscono la loro gerarchia. Questo
Questi scontri sono solo questione di potenza e forza bruta. Qui l'impegno è minimo. È solo l'allenamento di pochi maschi che vivono al di fuori del branco. Non fanno molto uso delle loro corna. Ma osservando queste ferite superficiali, si intuiscono i danni che possono provocare. I punti di forza del bufalo, che hanno garantito la sopravvivenza della specie, sono la taglia e la coesione del branco. Questi animali, infatti, non smettono mai di comunicare tra loro. Il branco, la comunicazione e la capacità di adattamento sono forse ciò che manca a quest'altro animale mastodontico per entrare a far parte dei signori della savana. Il rinoceronte è ciò che rimane di un'epoca lontana, un animale dal comportamento prevedibile e limitato. Sembra che non voglia vivere in nessun posto. Al contrario dell'elefante, perfettamente integrato nel suo ambiente. Ecco invece l'animale che regna in modo incontrastato nella savana, che può bagnarsi o giocare in tutta tranquillità. Non solo questi giganti non hanno nulla da temere, ma esprimono la loro forza in gruppo. E questa volta non è un'unione di stazza e forza bruta. È una famiglia. Composta da animali sensibili, intelligenti, organizzati. Ogni giorno, a mezzogiorno, il branco si sposta per andare a bere. Malgrado il grande fabbisogno di cibo e acqua, l'elefante è riuscito a sopravvivere nella savana africana. Ed è un animale a noi talmente familiare che spesso dimentichiamo la sua unicità. Ecco il signore incontrastato della savana, un gigante pacifico e vegetariano. Il branco è formato da piccoli nuclei familiari di una dozzina di membri. Si ritrovano all'ora del bagno e poi ripartono ciascuno verso la propria direzione, ma sempre controllando che non manchi nessun ritardatario.
seppur sia solo un piccolo appezzamento di terra. Ad esempio, questo è il signore delle ninfee che affiora dalle acque. Un titolo che nessuno gli può contestare. La jacana dai barbigli riesce a camminare sulla vegetazione acquatica grazie alla sua particolare conformazione fisica. È dotata delle dita più ipertrofiche della savana. Il peso di questo uccello è talmente ben distribuito da provocare solo un leggero affondamento delle ninfee. Grazie alla sua capacità di camminare sulle acque, non riscontra alcuna difficoltà nel procurarsi il cibo. E può catturare insetti e invertebrati in luoghi inaccessibili ad altre specie. Per il titolo ancor più onorifico di signore del fiume, concorrono un gran numero di specie. Tra gli uccelli acquatici molto abili nella tecnica sono l'entità del pescato e le dimensioni dell'uccello a fare la differenza. Ma a disputarsi la predominanza vi sono due giganti. Da un lato un trampoliere, l'airone Golia, l'airone più grande del mondo, alto 1,50 m e con un'apertura alare che raggiunge i 2 metri. Dall'altro lato un rapace, l'aquila pescatrice, che con il suo stile inconfondibile si è imposta come la signora dei cieli. È una pescatrice esperta, ma stavolta ha mancato la preda. Malgrado le modeste dimensioni, il Martin pescatore adulto non conosce predatori. Può dunque dedicarsi completamente al suo passatempo preferito, l'ozio. Eppure alcune creature riescono a far vacillare la sua tranquillità tanto da disarmarlo e annullare la sua potenza. E ridotto alla stregua di un comune erbivoro, agita la coda per allontanare gli insetti. Nella vita quotidiana, i leoni sono continuamente soggetti a delle piccole ferite, di poca importanza, il che non li esime dagli attacchi delle mosche. In particolare da mosche note per le loro punture, le mosche cavalline. Le mosche cavalline si nutrono del sangue dell'animale sul quale si posano, trasmettendogli spesso delle malattie. Il leone ha una bassa resistenza. È un animale delicato che può contrarre infezioni e virus. Il cimurro e il virus dell'immunodeficienza felina fanno strage nei branchi. Il loro stile di vita non è dalla loro parte.
Le malattie contagiose si propagano alla velocità della luce all'interno del branco. Di fronte a questi minuscoli nemici, i leoni sono disarmati e si grattano per cercare di scacciare i piccoli insetti ed evitare di essere punti. Purtroppo ci sono parti del proprio corpo che non riescono a raggiungere ed è proprio qui che proliferano i parassiti. Resta il fatto che questi animali non posseggono né l'agilità né l'equilibrio propri dei veri arrampicatori. Le leonesse si sono arrampicate per prime. Volevano davvero evitare l'attacco delle mosche? O volevano mettere i piccoli al riparo dalle iene che si aggirano nei paraggi? Ad ogni modo, si tratta di un comportamento contro natura che riflette una certa fragilità, come una fuga dall'habitat quotidiano. Ai piedi dell'albero occupato dai leoni, ecco gli impala. Non esiste gazzella più minacciata. Tuttavia, a differenza dei leoni che continuano a diminuire da 12.000 anni, quest'antilope prospera. La vita è dura per le femmine. Partoriscono un piccolo alla volta. La gravidanza è lunga e appena nato il piccolo è subito minacciato dal predatore. E questa volta si tratta di un rapace. L'aquila marziale, uno dei signori dei cieli, anche se qui lo si vede a terra per via del peso della preda. Non potendola portare con sé, l'aquila deve nascondere la vita è dura per le femmine. Partoriscono un piccolo alla volta. La gravidanza è lunga e appena nato il piccolo è subito minacciato dal predatore. E questa volta si tratta di un rapace. L'aquila marziale, uno dei signori dei cieli, anche se qui lo si vede a terra per via del peso della preda. Non potendola portare con sé, l'aquila deve nascondere la preda per potersene cibare senza suscitare l'invidia di qualcun altro. Ed ecco che arriva un altro grande amante dei piccoli di gazzella, il leopardo.
La minaccia è scongiurata e ora la più grande e più temibile delle aquile africane può godersi il suo pasto. Queste piccole gazzelle sono preda non solo di questo rapace, ma della maggior parte dei carnivori, inclusi i babbuini. Si potrebbe dunque pensare che l'impala non possa riuscire a difendersi dai pericoli della savana. Nonostante le costanti perdite che questa specie subisce, gode invece di ottima salute. Esistono poi specie di gazzelle più grandi e più maestose, come il kudu maggiore. Ed altre più rare e più spettacolari, come questa antilope nera. Ma nessun'altra merita tanto quanto gli impala il titolo di regina delle antilopi. Malgrado alcuni piccoli diventino subito prede, molti altri riescono a svilupparsi. Sono quelli che, appena vista la luce, dimostrano da subito la loro grande vitalità. Da adulti, vista la grandezza della preda, tutti possono partecipare al banchetto. Si nutrono in media di circa 5-7 kg di carne al giorno, ma possono arrivare ad ingoiare fino a un quarto del loro peso. Malgrado il carattere macabro, la scena non è poi così ripugnante e, considerato il fitto numero di animali, è fin troppo quieta. La condivisione è nella natura del leone. È uno dei pilastri della sua organizzazione sociale, che ruota attorno alle femmine quasi tutte accoppiate. Per i maschi la vita è più dura. Una volta sviluppata la propria criniera, il giovane esemplare dovrà battersi per un branco, scontrandosi con i più svariati avversari. Nella migliore delle ipotesi, godrà di appena 3 o 4 anni di splendore, per poi morire alla tenera età di 12 o 13 anni. Il leone adulto non conosce predatori. Può dunque dedicarsi completamente al suo passatempo preferito, l'ozio. Eppure alcune creature riescono a far vacillare la sua tranquillità, tanto da disarmarlo e annullare la sua potenza. Posta da un solo regno. Ogni ambiente è costituito da diversi regni, anche a seconda delle dimensioni.
Ogni regno che si rispetti dispone di un sovrano, di principi e di una serie di piccoli baroni che vive sotto il suo dominio. Seppur sia solo un piccolo appezzamento di terra. Ad esempio, questo è il signore delle ninfee che affiora dalle acque. Un titolo che nessuno gli può contestare. La jacana dai barbigli riesce a camminare sulla vegetazione acquatica grazie alla sua particolare conformazione fisica. È dotata delle dita più ipertrofiche della savana. Il peso di questo uccello è talmente ben distribuito da provocare solo un leggero affondamento delle ninfee. Grazie alla sua capacità di camminare sulle acque, non riscontra alcuna difficoltà nel procurarsi il cibo. E può catturare insetti e invertebrati in luoghi inaccessibili ad altre specie. Per il titolo ancor più onorifico di signore del fiume, concorrono un gran numero di specie. Tra gli uccelli acquatici molto abili nella tecnica sono l'entità del pescato e le dimensioni dell'uccello a fare la differenza. Ma a disputarsi la predominanza vi sono due giganti. Da un lato un trampolino. Questa è la specie che nell'immaginario collettivo regna incontrastata nella savana. Grazie alla sua stazza vigorosa, questo animale predomina. E all'occorrenza riesce a terrorizzare gran parte dei mammiferi nelle vicinanze. Tuttavia, il re della savana è più fragile di quanto si pensi, perché ad uno sguardo più attento il regno animale cela innumerevoli sorprese. E i veri signori non sono sempre come pensiamo. La savana non è composta da un solo regno. Ogni ambiente è costituito da diversi regni, anche a seconda delle dimensioni. Ogni regno che si rispetti dispone di un sovrano, di principi e di una serie di piccoli baroni che vive sotto il suo dominio. Seppur sia solo un piccolo appezzamento di terra. Ad esempio,
Questo è il signore delle ninfe che affiora dalle acque. Un titolo che nessuno gli può contestare. La giacana dai barbigli riesce a camminare sulla vegetazione acquatica grazie alla sua particolare conformazione fisica. È dotata delle dita più ipertrofiche della savana. Tuttavia, non è semplice avvistarlo per via della sua natura solitaria e discreta. Come gli impala, ha un solo punto debole. Eccolo. I giovani leopardi sono molto vulnerabili. Trascorrono le prime settimane di vita in un luogo scelto con cura dalla madre per proteggerli. Ma se fossero scoperti dai leoni o dalle iene, rischierebbero di essere divorati. Questo burrone è un ottimo rifugio per trovare un nascondiglio e giocare sotto stretta sorveglianza. I piccoli di leopardo hanno una grande fortuna. L'attenzione e la pazienza della loro madre, che si occupa di loro per quasi un anno, fino a quando non sono in grado di provvedere da soli al loro fabbisogno alimentare. Uno dei punti di forza di questa specie è la varietà che caratterizza la loro alimentazione. Il leopardo trova sempre e dovunque qualcosa di cui nutrirsi, grazie alle sue innumerevoli risorse. È carnivoro, ma assume proteine in qualsiasi forma. Qui si vede un antilope, ma può trattarsi anche di uccelli, serpenti o addirittura insetti. Questo piccolo non è ancora stato svezzato, ma sembra già molto interessato alla carne procacciata dalla madre. Il fratellino ha ancora voglia di giocare e il piccolo leopardo sembra accettare a malincuore un'ultima partita. L'ora della nanna è l'occasione per ritornare al suo obiettivo, assaggiare un po' di quella carne d'impala nonostante la contrarietà della mamma. La preda per potersene cibare senza suscitare l'invidia di qualcun altro. Ed ecco che arriva un altro grande amante dei piccoli di gazzella, il leopardo. La minaccia è scongiurata e ora la più grande e più temibile delle aquile africane può godersi il suo pasto. Queste piccole gazzelle sono preda non solo di questo rapace, ma della maggior parte dei carnivori, inclusi i babbuini. Si potrebbe dunque pensare che l'impala non possa riuscire a difendersi dai pericoli della savana. Nonostante le costanti perdite che questa specie subisce, gode invece di ottima salute. Esistono poi specie di gazzelle più grandi e più maestose, come il kudu maggiore. Ed altre più rare e più spettacolari, come questa antilope nera.
ma nessun'altra merita tanto quanto gli Impala il titolo di regina delle antilopi. Malgrado alcuni piccoli diventino subito prede, molti altri riescono a svilupparsi. Sono quelli che, appena vista la luce, dimostrano da subito la loro grande vitalità. Da adulti, i maschi si uniscono al gruppo dei celibi con la speranza di avere un giorno il loro harem. Una volta raggiunti i 18 mesi, questo cucciolo diventerà madre a sua volta. E un piccolo alla volta, anno dopo anno, darà il suo contributo per le perdite subite dalla sua specie. La vita degli Impala non è affatto monotona, ma è solitario per scelta. Dalle tracce del cordone ombelicale si evince che questo esemplare ha poche settimane di vita. A lungo si è pensato che le giraffe fossero indifferenti alla progenia, dato l'abbandono prematuro dei loro piccoli. Vero è però che gli adulti si allontanano spesso per procacciarsi il cibo e, dovendo dedicare circa 10 ore al giorno a questa attività, tendono a trascurare i loro piccoli. Contrariamente a quanto si pensi, le giraffe non sono delle pessime madri. Infatti, non appena possono, tornano dai loro piccoli. Spesso le giraffe restano vicine ai loro piccoli per circa 18 mesi, un periodo più lungo rispetto a gran parte degli altri animali. Ma a differenza del piccolo di zebra, la giraffa non approfitta in eterno della protezione ravvicinata della madre, cosa che paga a caro prezzo. Se nascono o vivono sullo stesso territorio dei leoni o delle iene, meno della metà dei piccoli riesce a sopravvivere al primo mese. Considerata la sua altezza rispetto alle altre specie della savana, la giraffa si sarebbe potuta affermare ai vertici della gerarchia se non fosse stato per le sue fragilità. Non solo i suoi piccoli sono vulnerabili, ma sono necessari 14 mesi per metterli alla luce. E inoltre il lungo collo che caratterizza la sua struttura la mette a rischio ogni qualvolta senta il bisogno di bere. Una sola leonessa ha poche possibilità di vincere contro una giraffa adulta. Eppure a differenza della maggior parte dei predatori, questi animali sono prettamente carnivori. È una sfortuna per la preda. La probabilità di successo nella caccia dei predatori è la più alta nella savana.
ed è spesso superiore al 70%. Trascorso il tempo necessario per consumare la preda, il branco riprende il suo cammino. Percorre in media una decina di chilometri al giorno nel loro territorio, che può essere di grandezza variabile a seconda dell'abbondanza di prede. I licaoni cacciano zebre adulte o conigli, ma la maggior parte delle loro vittime sono gazzelle di taglia media o i piccoli di specie più grandi, come gli gnu. Tra tutti i canidi africani, i licaoni sono i meno esigenti in quanto ad habitat. Ma c'è una cosa che apprezzano più di tutto: gli stagni. Quando li vedono, non resistono alla tentazione di immergersi. Il cane selvatico è resistente e rapido. È in grado di correre a quasi 50 km orari per svariati chilometri, il che costituisce un vantaggio durante la caccia. Ci sono degli erbivori dall'altra parte dello stagno, ma non è possibile inserirli nel menù. È un gruppo di bufali maschi che pesano più di 20 volte un licaone. Il bufalo africano è il re assoluto dei bovidi, la famiglia che include anche le antilopi.